buongiorno a tutti. Io sono Paolo Gallo e ti do il benvenuto ad un'altra puntata di Why Not Café, ovvero il mondo degli italiani che cambiano vita e vanno a vivere all'estero. Buongiorno a tutti e siamo in diretta Pasquale, siamo già in diretta così, partiamo così, pam. Vai, subito. Come stai Pasquale? No, bene, grazie Paolo. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, amici di Why Not Café. Questa mattina vi sorprendo così, con già l'ospite di fianco a me, quindi niente introduzioni, niente sproloqui, mettiamola così, ma partiamo subito con Pasquale, qui di fianco a me, che tu dove sei? A Toowoomba? Toowoomba ti chiama, si dice? Toowoomba, sì. Io sono a Toowoomba, che è nel Queensland, ok, un'oretta e mezza da Brisbane, più inland. Ok. E si sta molto bene e diciamo è stata l'unica città che non ha mai avuto un caso di Covid, perché anche... Ecco, non dirlo troppo forte queste cose, sai che... No, infatti piano, però anche ha avuto un caso di Covid settimana scorsa, quindi... Perché lì fa talmente caldo che praticamente non riesce ad arrivare il virus, praticamente. No, esatto, diciamo che qui sei un po' più su, però il sole è talmente forte che il virus muore prima. Crepa prima. Senti, nel frattempo ci saluta, grandi, vedo qua, Stefano Pantalone, il presidente, okay. Che sicuramente ti avrà fatto la corte per portarti ai New Italian Generation. Esatto, mi aveva già fatto la corte. E Lino Sauro, ciao guys, che ci saluta, grande Lino. Senti, Toowoomba, Queensland, ma allora partiamo dall'inizio, perché appunto io, come ho scritto, tu sei un calciatore semiprofessionista lì e poi entreremo un po' nel merito, perché pensa, proprio ieri sera ogni tanto mi arrivano, diciamo, i miei contatti, gli amici, insomma, quelli che mi conoscono in Italia, alle volte passano il mio contatto ad altre persone che vorrebbero delle informazioni relative all'Australia, che poi è così che ci siamo conosciuti io e te. Proprio ieri sera stavo facendo una telefonata uguale a quella che abbiamo fatto io e te adesso con te, 3 anni fa forse, probabilmente. Due, tre anni. Esatto, e questo ragazzo, che anche lui... più o meno stesso background, per cui ha giocato, diciamo, da professionista in Italia, mi chiedeva, senti, io vorrei venire in Australia per fare un'esperienza di calcio, fare un'esperienza di vita e tutto quanto, e gli ho detto, guarda, capiti proprio a fagiolo, come si dice, domani mattina intervisto Pasquale e poi ti mando questa intervista e ti darò il contatto ovviamente di Pasquale, perché chi meglio di lui non ti può aiutare in questa cosa, perché ricordo la telefonata che ci siamo fatti 3 anni fa, appunto, era, guarda, vorrei venire in Australia a fare un'esperienza di vita, ma anche giocare a calcio, un po' come devo fare. Poi ci sei riuscito, da lì, ecco, proseguito la ricerca e sei riuscito un po' a trovare il contatto giusto. Giusto? Era 3 anni fa, più o meno. Sì, più o meno 3 anni fa, 2 anni e mezzo fa. Sì, sì. Tu che facevi in Italia? Racconta un po' il tuo background. Allora... Io praticamente, ho giocato a calcio in Italia come professionista, ma in quel periodo, pensa, dovevo andare a giocare in Thailandia, ok? Ero in contatto con un procuratore, allora sono andato lì in Thailandia, diciamo, a provare un po'... Sia loro volevano provare me, ma anche io volevo provare loro, perché loro all'inizio mi avevano offerto un contratto... Però io non sapevo dove andavo, cioè nel senso, volevo vedere un po' com'era la situazione, com'era... Sono scappato subito, da parte, sì. Un disastro totale. Cioè, ti dico la verità, non so come sia possibile, perché economicamente pure era una bella proposta economica, ma facevi la doccia con la canna, non c'era un spogliatoio. E questa a Bangkok, quindi non è che stiamo parlando, cioè, Bangkok. Ed era una serie B, quindi livello basso, però economicamente era soddisfacente. Poi volevo provare questa esperienza comunque all'estero e sono andato via, diciamo... Subito? No, non come... subito, ma quasi subito. Sì. Come si trova una squadra in Thailandia? Nel tuo caso come avevi fatto? No, praticamente mi aveva contattato un procuratore... che lui aveva contatti all'estero,
ok, in Asia. E questo procuratore ti aveva trovato a caso o eri tu, avevi già messo in giro qualche voce? No, no, lui mi aveva trovato a caso, cioè mi aveva trovato come tutti gli altri procuratori. Ok. Io gli avevo espresso la mia opinione che volevo provare un'esperienza all'estero e lui mi fa: guarda, io ho contatti in Thailandia, e in Indonesia, in Malesia, e ho detto: guarda, vedi, proviamo, se c'è qualcosa, poi si può vedere. E niente, era nata questa situazione qua, però ho detto, non me la sono sentito, perché poi dovevo portare anche la mia ragazza e dove andavo, cioè, nel senso, non me l'ero sentita. E poi, com'è nata l'Australia? Praticamente parlando con un mio amico in Italia, che lui è stato in Australia anni fa, mi aveva detto: guarda Pachi, ma perché non provi ad andare in Australia, conosco questo, conosco quello, ha giocato calcio, così. Allora io poi ho parlato un po' con alcuni ragazzi che sono stati lì, mi hanno parlato tutti bene dell'Australia, avevo parlato con la mia ragazza, anche lei voleva andare in Australia, perché poi lei, essendo parrucchiera, comunque qui il suo lavoro è ben pagato, no? Non come in Italia che prende 2 lire. E allora ho detto: proviamo a fare questa esperienza entrambi. Io allora mi sono messo su internet, ho mandato un curriculum a tutte le squadre del New South Wales e del Queensland, perché il nostro obiettivo era andare lì, e anche qualcuno del Western Australia. E io ho detto alla mia ragazza: facciamo una roba. La prima che ci risponde andiamo, senza aspettare di qua di là. Allora dopo, credo un paio di giorni, 3 giorni, ci hanno risposto i Thunder. Ed era nel Queensland, dove noi volevamo andare. Ho detto: buono, andiamo lì perché mi sento che è la squadra giusta. Che va bene. Che va bene. Poi dopo altre tipo 2 o 3 settimane mi avevano risposto altre squadre, però io avevo addirittura già firmato con il Thunder, perché qui poi è molto veloce, cioè qui... Ma ok, siamo interessati, ci mandi anche dei tuoi video. Ho mandato il video, dopo un giorno mi hanno mandato il contratto subito. Questa è la nostra offerta. Io ho firmato subito, ovviamente, perché era una buona offerta. E ho fatto il visto, ce l'hanno approvato immediatamente, il biglietto, via, sono partito. Quindi praticamente loro ti hanno... Cioè tu hai mandato... Giusto per capire un po' la struttura di come hai operato tu, che può essere appunto d'aiuto per tanti altri giocatori. Tu hai preso i vari siti del calcio, diciamo, australiano, semiprofessionistico. Come l'hai trovato? Perché non è facile. No, praticamente io sono andato... Ci sono le applicazioni con i campionati, no? Allora c'è la Serie A australiana, la Serie B e via dicendo. Io sono andato su quelle della Serie B e ho mandato il curriculum a tutti. Tutte le squadre gli hai mandato, sì, curriculum calcistico con introduzione, sto cercando squadra, sono ancora in Italia, se avete bisogno contattatemi, così, esatto, hai scritto. Sì, io ho mandato alle squadre, appunto, sono andato sul website, ho cercato le email, le ho mandate a loro, ci ho messo un po', non è una roba di un'ora, due, ci ho messo 2 giorni a fare tutte le squadre. Immagino. E niente, mi hanno risposto, qualcuno mi aveva anche risposto che era già occupato con i visa player, quindi non mi avrebbero preso. Quindi, comunque, la prima squadra che mi ha risposto sono stati loro, ho detto sì. I Thunder. Ma hai ricevuto altre risposte? Ho ricevuto altre risposte, 2 da Perth e 1 da Sydney, dicendo che appunto mi volevano. Però io avevo già detto sì ai Thunder, onestamente. Avevo anche firmato, quindi ho detto no, guarda. Ok. Il video te l'hanno richiesto in un secondo momento o lo hai incluso nel curriculum? No, me l'hanno richiesto in un secondo momento il video. Io avevo mandato solo il curriculum. Sì, perché poi il video era pesava come megabyte, quindi ora che lo mandavo via email ci mettevo una settimana a mandare tutte le email. Certo. Allora, prima il curriculum... Poi nel caso, se volevano, appunto, come i Thunder, volevano sapere di più, mandavo il video. Perfetto, quindi video di partite tue, immagino, cioè quindi che avevi già giocato o cose, un video curriculum, mettiamola così. Molto, molto interessante. E quindi poi il contratto te l'hanno mandato così, senza neanche... Vi siete parlati prima, ti hanno fatto un'intervista o niente? Ho parlato con l'allenatore,
avevo parlato con l'allenatore che poi fortuna vuole la moglie italiana, quindi proprio perfetto pennello. Io ho parlato con l'allenatore e lui mi ha detto: guarda, parlo col club e ti mandiamo il contratto. Dopo un giorno mi hanno dato il contratto subito e l'offerta era buona, cioè buona. E giusto per capire come funziona, il contratto è 6 mesi, 10 mesi, annuale? Perché qui la stagione è più corta rispetto alle nostre in Italia di 10 mesi. Sì, no, è l'anno, praticamente l'anno calcistico. L'anno, per esempio, 2020-2021 del campionato con i Thunder o con essa sia, qualsiasi sia. Quindi ho firmato quell'anno lì, non c'è a mesi. Ok, quindi diciamo che il contratto è come, ok, allora è come quello di allenatori, ti pagano a stagione in sostanza. A stagione. E giusto per capire, senza parlare di cifre, è un contratto che ti permette poi, diciamo, di vivere o comunque devi metterci dentro anche qualcos'altro? Giusto per dare un quadro completo a tutti quelli che richiedono, diciamo, per rispondere alle domande che Pasquale fece 3 anni fa, ecco, mettiamola così. No, allora, ti dico la verità, il contratto è buono, nel senso puoi vivere tranquillamente con quello, perché poi io comunque alleno anche e sono anche altri soldi in più. E diciamo è un contratto come se tu facessi il cameriere, ecco, cioè prendi quei soldi lì, cioè che comunque okay. Sono soldi, no? Perché in Italia certo. Sono soldi. Senza tra le righe, comunque sono $1,000 la settimana, ecco, quindi okay. Non sono proprio bene. No, è un buonissimo stipendio, insomma. Perché poi qui comunque a Toowoomba anche la vita costa un po' meno rispetto a Sydney, no? Se devi pagare un affitto, una roba. Stavo pensando proprio a quello, insomma, perché ovviamente forse anche meno rispetto a Brisbane, no? Brisbane è la città più grande che c'è lì vicino, giusto? Sì. E noi facciamo, cioè noi giochiamo a Brisbane, tutte le partite Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast, qui ci siamo solo noi. Ok. Quindi lo stipendio è buono. Fai conto che loro questo club qua punta tanto sui visa player, cioè nel senso purtroppo ne puoi avere due, loro spendono tanto sui visa player e meno sui giocatori locali e diciamo che stiamo cercando, perché io poi volevo aggiungere anche questo, io poi dopo un mese il mio allenatore mi fa: guarda, ho bisogno di un difensore centrale forte dall'Italia, voglio un italiano che tatticamente, io ho chiamato un altro mio amico, addirittura il club si è fidato molto di me perché mi ha detto: guarda, non voglio neanche il curriculum, neanche i video, niente, ci fidiamo di te. Proprio quindi ora. Un tuo amico, come si chiama? È quel ragazzo che è sempre con te nelle foto? Sì. Mirko. Pensa a te. E lui è venuto l'hai chiamato e hai detto: vieni qua a giocare, lui è venuto dall'Italia qua, insomma. Lui stava vincendo il campionato in Italia e gli avevo parlato, lui mi fa: guarda, lui all'inizio mi fa: guarda, io sto vincendo qui il campionato, cioè non me la sento, gli faccio: guarda che qui è un po' diverso, qui ti mandano il contratto, dopo fai fatica a dire di no a queste cifre, perché... E lui fa: vabbè... Senti, intanto che tu parli, io faccio una cosa, perché così almeno facciamo vedere anche un po', diciamo, la presentazione, il momento in cui tu sei stato... mi ricordo il momento in cui tu... Allora, vediamo se riusciamo a... Ecco, questa era stata la presentazione tua... Ecco qua, adesso faccio andare, vediamo un attimino se... Dovrebbe andare il video, speriamo che non rallenti troppo il tutto. Comunque, questa qui era stata un po' la presentazione tua di quando sei arrivato, giusto? Sì, questa dopo un paio di giorni. Quindi gli hai fatto vedere questa cosa qua per convincerlo a Mirko, il tuo amico? No, sinceramente l'ha convinto il contratto. Deve essere sincero. Perché lui mi fa: guarda, mandami il contratto e poi vediamo. E lui dopo un giorno ha firmato, è venuto, ha fatto anche lui visto, è venuto col biglietto. Che spettacolo. Sì, è venuto anche lui. Senti, avevi mai fatto una presentazione così, insomma, dove ti avevano chiesto di fare palleggio, di portare palla, insomma?
Così proprio no, avevo fatto delle interviste, ma così proprio no. Ecco. Ok. No, e quando tu hai parlato di Visa Player, Visa Player sono persone, spiega un attimino così almeno, perché anche questa è una cosa molto importante da spiegare. Puoi ripetermi la domanda? Scusa Paolo, non ti avevo sentito. Hai parlato di Visa Player. Sì. Se spieghi un po' che cos'è il Visa Player, perché anche questa è una cosa molto importante per chi, Allora, diciamo, sogna un futuro qua. praticamente il Visa Player sono gli stranieri, ok? Purtroppo puoi solo aggiungere, possono giocare solo due stranieri per squadra. Invece Ok. in E-League possono giocare 5 o 6, una roba del genere, adesso non mi ricordo. Qui purtroppo in B puoi giocare solo con due stranieri. Diciamo che allora, Stranieri intendiamo persone che non hanno il visto permanente, giusto? esatto, cioè, per esempio i permanent resident non sono considerati stranieri. Chi è Perfetto, quindi un invece domani se tu dovessi diventare permanent, tu non saresti più Visa Player, ma saresti un giocatore, diciamo, a tutti gli effetti australiano. australiano, sì, esatto. Infatti il nostro obiettivo è che il nostro amico, cioè il mio amico Mirko, lui dovrebbe fare il partner perché ha trovato la ragazza australiana e ne parlavamo comunque in futuro che se lui poi diventa appunto partner visa, che poi diventa residente, ne volevamo portare un altro Ne ragazzo qui, ecco. chiamate un altro. Bellissimo. Sì, perché vogliamo fare le cose in grande, ecco. Bellissimo. Senti, il livello dei Thunder. Abbiamo parlato di semiprofessionismo. Tu hai parlato di Serie B, giusto? Perché qui spieghiamo le league. Ho fatto anche una puntata con Davide Del Giovane e Luca Tonetti, che appunto lavorano in E-League. Le league è come se fosse una sorta di NBA, cioè diciamo un campionato chiuso dove non si può entrare. Sotto quello, almeno qui in New South Wales c'è l'NPL, che credo sia anche lì in Queensland, giusto? NPL, sì, NPL, anche qui Ok. NPL è uguale anche qui. Purtroppo non se tu vinci non si può andare in E-League, però adesso devono cambiare per forza la legge, nel senso devono fare Serie A e Serie B con promozioni e retrocessioni, perché sennò non possono essere più sotto la FIFA. Come per esempio l'MLS non è sotto la FIFA, è un'altra roba. Cioè, quindi Ok. l'Australia deve prendere una decisione a breve. Ovviamente, tu dici, cioè tanti mi chiedono, ma perché non c'è la B, non c'è? Ma ragazzi, ma l'Australia è il doppio dell'Europa. Ci vogliono i soldi per viaggiare, purtroppo. E tu ogni trasferta, cioè tu Paolo, ora lo diciamo agli altri, ogni trasferta sono minimo 2 ore di aereo. Sì. Almeno. Figure, se vai aperto, a giocare aperto sono 5. No, che 5. poi è il doppio, o forse più dell'Europa, ma con un decimo degli E abitanti. anche un ventesimo. Esatto, perché noi siamo un terzo più o meno dell'Italia, soltanto dell'Italia, cioè tu prova a pensare a tutta l'Europa, e quindi è un po' il problema che c'è anche in E-League, ci sono trasferte impressionanti e ci sono pochissime squadre, ecco, rispetto a quello che è il calcio europeo. No, più che altro poi ci sono pochissime squadre e secondo me ci sono delle squadre che hanno dei soldi pazzeschi, ovviamente non li possono spendere perché c'è il salary cap, come per esempio il presidente del Melbourne City è lo stesso del Manchester City. Quindi Sì. pensa se tolgono il salary cap è già finito il campionato prima di iniziare, perché Esatto, ovviamente. perché c'è una differenza incredibile. E tu sei NPL 1? Sì, no, scusa, Quindi. NPL praticamente sì, diciamo di sì, dai, diciamo di sì perché adesso dovrebbero mischiare fare un campionato di NPL un po' più con più squadre, ok? L'anno scorso l'hanno diviso e infatti adesso dall'NPL 1 all'NPL 2 retrocedono 3 squadre, poi ne salgono 2, dall'NPL 2 ne retrocedono altre 4. Diciamo che stanno facendo un po' come hanno fatto in Italia la C1, C2, le stanno unendo un po'. Ok, il livello del campionato, il livello del, diciamo, di gioco.
ti ha sorpreso, ti aspettavi di più, ti aspettavi di meno, se riesci a fare un paragone con l'Italia, perché sai, i paragoni sono sempre difficili. Io mi ricordo quando avevo intervistato Maccarone, che lui giocava all'epoca al Brisbane Roar, quindi la Serie A, gli avevo detto, ma senti, ma a livello, e lui mi fa, guarda, è impossibile da paragonare, perché fisicamente sono delle bestie incredibili, però tatticamente è molto basso, se vogliamo dire, diciamo, diceva il livello, per cui è difficile da dire. Non so qual è la tua impressione. Sono d'accordissimo con Maccarone, proprio è imparagonabile, è proprio un calcio totalmente diverso, però devo dire una cosa, secondo me il calcio si sta evolvendo in questa direzione, cioè a livello tattico siamo rimasti ancora in Italia la tattica, anche se spero e credo che con magari con la vittoria dell'Europeo, come ha fatto Mancini, si è vista un po' meno tattica, nel senso più con la palla, più giocare. E qui, ecco, qui per esempio la differenza tra qui e l'Italia è che qua provano a giocare. Scarso o non scarso che sei, anche i local club provano a giocare. Loro provano anche dal portiere. Guarda, beh, mi è fatto venire in mente una cosa, quando appena sono arrivato qua, al primi mesi, allenavo una squadra tipo del social, quelli community club, no? Dove non ci sono tanti intenditori di calcio, mettiamola così. C'erano questi bambini che facevano una fatica della miseria a passarsi la palla e continuavano dal portiere al difensore, e non riuscivano a passare l'area di rigore. A un certo punto mi sono girato e gli ho detto, ma gli fai tirare un calcione lungo a sta palla, almeno ci muoviamo un po' da lì, 10 minuti di tempo lì. Quindi questo è il livello basso, però se già ti alzi di livello, insomma, vedi delle belle cose. No, ma infatti quello che sono rimasto è che non mi aspettavo che loro giocassero così, nel senso, loro con la palla sono bravi, ci giocano. Loro provano a giocare, proprio, e a volte gli riesce anche bene, ovviamente a volte sbagliano, come sbagliano in Serie A, ci mancherebbe altro, però provano a giocare, quindi questa roba mi piace. Cioè non la buttano come in Italia, cioè nel senso, magari in Italia io sono inferiore a te, la butto più su, mi difendo, butto palla su e provo, no. Qui provo, e Trento qualcosa. Qui non gli interessa, perché qui, poi qua è un calcio che, cioè, ti attaccano in 7, in 8, cioè tutto boom, 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 corrono. A livello atletico ti sei trovato un po' in difficoltà? Innanzitutto, tu hai detto, giocato da professionista, qual è un po' il tuo curriculum in Italia? Che esperienze hai fatto? Così almeno, allora, capiamo ancora di più. Io ho giocato in D, in C e in B, ho avuto la fortuna di fare gol in tutti e tre i campionati. Anche in Serie B? Sì, in Serie B dopo un minuto dall'esordio, sono entrato, ho fatto un gol, un minuto da... E ti sei ritirato lì, hai detto vabbè, dai, ciao. E poi mi sono ritirato. Dopo quel gol ho detto, is enough per me, è abbastanza. che squadra hai fatto? Hai giocato in B? Ero a Trapani in B, che quell'anno abbiamo perso la finale contro Pescara di Stefano Pantalone. Sì. Abbiamo perso la finale playoff per andare in Serie A e c'era la Padula nel Pescara, noi eravamo... giocatori forti, ti dico la verità, che sono poi andati in Serie A come Barilla, Scozzarella, Nicolas il portiere, Torregrossa, quindi avevamo una bella squadra, un grandissimo gruppo e siamo arrivati fino alla finale. Poi abbiamo perso perché ovviamente il Pescara era superiore. Ecco. E niente, questo. No, parlando di livelli, diciamo che... ecco, è un po' imparagonabile, perché qui veramente fisicamente sono grossi, sono veramente grossi, ma per natura, perché proprio, cioè, proprio loro non fanno palestre, no, loro sono nati così, atleticamente pure sono, ecco, questa è la cosa che mi ha impressionato di più, perché noi abbiamo, a proposito, abbiamo giocato l'FF Cup, che tu conosci, no, Paolo? Contro il Brisbane City siamo arrivati ai supplementari, abbiamo fatto 120 minuti e c'è un dato impressionante, che un centrocampista del Brisbane City ha fatto 17 km, cioè è l'unico che l'ha superato nel mondo nei 120 minuti, è stato Brozovic con 18 km, cioè, quindi pensate. Stiamo parlando proprio di corsa, tanta corsa, e quindi questo è stato un dato che ho detto, cavolo, allora... cioè, noi abbiamo il mio amico che è difensore centrale, fa 11-12 km a partita, perché qui appunto è un calcio che
vum, 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 cioè attacco, difendi, molto intenso. È un bel calcio, più intenso. Sì, sì, ma poi a livello sportivo basta vedere anche un po' le Olimpiadi come sono andate. Le Olimpiadi sono andati benissimo, hanno vinto tantissime medaglie, nonostante siano appunto numericamente un popolo molto inferiore rispetto agli europei, agli americani, ai cinesi, lasciamo perdere, al resto del mondo se vogliamo vedere. Infatti il dato dice che l'Australia è arrivata prima praticamente per rapporto abitanti-medaglie, è arrivata certo. Prima. Ma qui negli sport comunque sono degli animali, perché fanno tutti gli sport impossibili, immaginabili, si allenano sempre, il loro sport... Cioè, per esempio, in Italia la scuola ti fa fare un'ora di ginnastica e non ti fa neanche arrivare a calcio. Qui ti fanno fare 10 ore a settimana di sport. Le strutture sono pazzesche, da Serie A proprio a vincere. Anche nelle scuole, cioè io alleno in una scuola che si chiama La Gramma, che non so se la conosci Paolo, anche a Sydney c'è. Cioè c'ha 8 campi da tennis, 4 da rugby, 4 da calcio, piscine, palestre, è una scuola, cioè medie, superiori, bambini, non è che stiamo parlando di università, ed è una roba, fanno tutti gli sport, per loro lo sport è qua. Poi c'è anche intanto c'è il buon Stefano Pantaloni che dice gran gol di Verre, quindi ricordando quel playoff, e poi ha detto che l'IGC, quindi il New Italian Generation, la squadra, ricordami Stefano, IGC per cosa sta, Italian Generation, non mi ricordo la C, vince con la tattica, ok, dice proprio appunto, perché non si corre. No, a livello di scuole, poi c'è tanta anche competizione tra le varie scuole. Madonna, Paolo, ci sono proprio i campionati, voglio dire, di calcio, di basket, c'è proprio, quindi è proprio anche nell'interesse della scuola essere più bravi di altre scuole, perché poi ci scelgono anche in base a quello. Ma addirittura noi vediamo le partite della prima squadra delle scuole, ma fanno 2000 persone. 2000 persone a vedere la partita, e fanno i cori, fanno un casino, cioè c'è la mascotte della Tigre che entra in campo, per esempio, fanno un casino. Cioè, proprio bellissimo. E quindi tu alleni anche all'interno di questa scuola? Sempre calcio o anche altri sport? No, calcio. Sempre calcio, alleno i bambini in questa scuola qui a Toowoomba, che è una delle migliori scuole del Queensland. Vengono anche da overseas, tipo Cina, Papua Nuova Guinea, Fiji. È abbastanza costosa, però c'è come facility, come struttura, è una roba... Cioè ci vogliono 5 minuti di macchina per andare da all'inizio alla fine, cioè una follia. Sì, senti, a livello di vita, prendendo spunto anche dal tuo cognome, io mi ricordo appunto che quando ci eravamo sentiti tu, oltre a un'esperienza calcistica, cercavi proprio un'esperienza di vita, cercavi proprio un cambiamento, sia per te che per la tua ragazza appunto. Come è andata? Come è iniziato il tutto? E come vi siete anche organizzati a livello di visto? Perché non ho capito se il visto è dipeso dal contratto calcistico o comunque avete dovuto fare un altro tipo di visto. Questa è una cosa, diciamo, burocratica, però è una domanda molto interessante, vogliamo vedere, perché rende un po' il quadro generale. E poi come vi siete un po' ambientati nel mondo australiano? No, allora, a livello di vita ti dico subito, prima di venire qua mi hanno detto tutti: guarda, l'Australia è un altro mondo completamente, molto bello, però io non riuscivo a capire questo un altro mondo, proprio mi dicevano tutti un altro mondo, fidati, vai tranquillo, non riuscivo a capire, no? Provavo a immaginarvelo, è proprio un altro mondo, proprio veramente, cioè nel senso, a livello di vita, qualità, è pazzesco, cioè qui è tutto molto più, cioè come posso spiegare, la qualità proprio della vita è, cioè tu vedi, tutto va bene. Qua è il problema qui in Australia, che tutto va bene. Cioè io parlavo con Mirko, e tu sbagli, vabbè, fa niente, tranquillo, cioè, c'è un'altra possibilità. Poi qui c'è molta meritocrazia, cioè tu fai una roba, bravo, ti premio. Cioè è tutto molto più facile anche nella scuola. Cioè se tu...
addirittura c'è sta scuola che è molto expensive, se tu sei bravo in uno sport loro non ti fanno pagare la scuola, ti servono a destra, a sinistra, trasferte, non ti fanno pagare niente, quindi c'è molta molta meritocrazia, c'è sempre una possibilità, qui è vero, lo chiamano il paese delle possibilità, ma qui c'è sempre una possibilità, qui va tutto, va bene, qui anche se non, cioè anche se tu non lavori, sei disoccupato, lo Stato ti dà un sacco di soldi per stare bene, se non guadagni una certa cifra in due, lo Stato ti aggiunge quei soldi, ti paga la scuola ai figli, e diciamo è un altro mondo, e mi aspettavo qualcosa ma non così, cioè io quando sono arrivato il primo giorno vivevo in una casa qui, sono uscito e i vicini mi salutavano come se mi conoscessero da 10 anni, io mi giravo e dicevo no, ma non ce l'avranno con me, cioè sai, a Bergamo, io so dove vivo a Bergamo, il vicino non sa neanche chi sei e non ti saluta, ma perché è un'altra cultura, non perché ti odia, però qui invece hello, how are you, cioè proprio ti salutano, è un'esperienza che io ho detto non mi aspettavo. E poi invece a livello di punto di visto, come hai detto te Paolo, no, allora purtroppo il contratto non dipende dal visto, perché non siamo professionisti ma siamo semi professionisti, cioè non è come in E-League, per esempio Diamanti c'ha il visto con la squadra, col club, sì. Invece io qua ho avuto la fortuna che la mia ragazza ha trovato lo sponsor essendo parrucchiera, e quindi io mi sono attaccato a lei, anche questa è una storia un po' che la voglio raccontare, perché allora la mia ragazza stava lavorando, è arrivato diciamo il Covid, che qui alla fine non è mai arrivato, però sai nel mondo, quindi ci sono state un po' di restrizioni. Allora il mio amico Mirko aveva bisogno di andare a fare la ceretta, no? Cioè questa è una storia assurda Paolo, ma la voglio raccontare. Allora ha scelto un negozio di parrucchiere che facevano ceretta ed erano degli indiani, però un negozio molto rinomato qui a Toowoomba. Lui è andato lì e loro sono rimasti un po' così perché dicevano, perché hanno detto non è mai venuto nessun uomo a fare la ceretta, gli uomini qua non fanno lì. Invece in Italia, sai, il calciatore per i massaggi e le cose fanno le cerette, e allora la signora lì gli ha detto ma cosa ci fai qui, gli ha raccontato un po' eccetera eccetera, e gli ha detto guarda, io ho una mia amica che sarebbe la mia ragazza che cerca lavoro come parrucchiera perché lavora poco per via del Covid, e lei fa anche noi cerchiamo e vogliamo sponsorizzare, no. Pensate, vogliamo sponsorizzare qualcuno perché non troviamo. Allora lui gli ha detto Elenia, inizialmente lei aveva detto no, ma sai, io mi trovo bene lì anche se faccio poche ore, faccio guarda, prova perché cioè tanto puoi provare, no? Paolo, per assurdo, lei si è trovata benissimo, dopo un'ora gli ha detto ti vogliamo sponsorizzare. Allora Elenia fa guarda, mi hanno detto così, vieni qua, e faccio ma secondo me stai sbagliando, è impossibile, stai sbagliando. Mi fa no, vieni qua, io sono andato lì, ho parlato con col boss, con il loro boss, mi fa sì noi vogliamo sponsorizzare, dopo una settimana sponsorizzato, proprio ci è andata bene, lei ha fatto l'esame PTI. E niente, adesso fra 3-4 anni otteniamo la residenza permanente e siamo felici, ecco. Infatti perché poi lei dopo lo sponsor può diventare appunto una, esatto. Può ottenere la residenza permanente. Esatto, dopo 3 anni, perché lo sponsor dura 4, ma dopo 3 puoi richiedere la residenza permanente. E io quando ha iniziato lei? L'anno scorso. Cavolo, pensa a te, vedi che proprio quando deve essere è. Infatti ci è andata da Dio perché in tutti i sensi, anche noi siamo partiti un mese prima del Covid, no scusami, un paio di mesi a gennaio, e Mirko, mio amico, è arrivato 2 giorni prima che chiudessero tutto l'Australia. Cioè, quindi guarda, si sono incastrate le cose, cioè, ho la pelle d'oca ancora a raccontarlo perché si sono incastrate tutto bene, ha voluto bene, proprio il destino, sai quando tu dici il destino è incastrato tutto bene e sta andando. Cavolo, bene. Quindi tu sei arrivato gennaio 2020, giusto? Gennaio 2020, questo. Proprio ieri parlavo del gennaio 2020 con Francesca e Omar, gli altri due ragazzi che ho intervistato,
e parlavo con loro, vedi che poi alla fine è sempre bello perché ogni storia è diversa, cioè nel senso, per uno può andare bene, per un altro può invece andare un po' meno bene, no? Perché in una grande città come Sydney, invece, diciamo, abbiamo vissuto un lockdown l'anno scorso, quando ovviamente tutto il mondo l'ha vissuto, e poi un altro grande lo stiamo vivendo adesso, no? Per cui tanti ragazzi che sono arrivati tra dicembre e gennaio del 2020 sono arrivati qua nel momento della fine degli incendi, quindi non si sono goduti tutto quel momento di dicembre e gennaio in cui, diciamo, Sydney, in questo caso questa parte qua di Australia è spettacolare, ma un po' come dappertutto, quindi in estate. E poi dopo, quando hanno cominciato un po', è iniziato il Covid, quindi tutti in casa, poi si è tornati fuori un'altra volta e poi adesso tutti in casa adesso, no? E tanti ragazzi che, come voi, hanno vissuto sono arrivati in questo periodo qua, adesso dopo 2 anni che non possono tornare a casa, stanno pensando che quando finisce il visto torno in Italia, perché non ho, diciamo, visto nascere niente di così forte da trattenermi qui in Australia, no? Tu invece stai raccontando invece l'opposto, no? Ed è bello vedere come poi può essere differente, cioè nel senso, tante volte in Australia succede così, quindi va tutto bene, no, va tutto male, no, alla fine ognuno poi deve provare la propria strada, deve vedere un po' come va. Esatto, no Paolo, ma noi ci è andata benissimo, perché qui a Toowoomba, come ho detto prima, non c'è stato neanche un caso, e diciamo hanno chiuso solo tipo i ristoranti per un po', per tipo un mesetto, poi hanno riaperto tutto con delle restrizioni, ma proprio il Queensland è stato così, cioè il massimo del Covid nel Queensland sono stati 60 in tutta sì. Covid. Quindi diciamo che a noi ci è andata bene, meno male che mi hanno scritto dopo 2 giorni Thunder all'epoca, se no magari accettavo Sydney e anche noi magari vivevamo un'esperienza negativa a posto di quella positiva, perché poi col Covid è difficile raccontare un'esperienza positiva, infatti siamo noi diversi, siamo noi gli strani che ci è andata sì, bene, sì. È stato un caso, ecco. Toowoomba è grande, quanti abitanti fa? Allora, Toowoomba fa 150.000 abitanti. Ah, cavolo, no, allora è bella grande. Sì, è un po' più grande di Bergamo, ecco. Però la regione di Toowoomba fa 500.000, quindi... Però è molto grande, la regione di Toowoomba. Cioè, da un paese all'altro possono esserci anche 3 ore. Infatti noi abbiamo i bambini, pensate, abbiamo i bambini che noi alleniamo i bambini, la IAF, dei Thunder, e c'è qualche bambino che arriva da 3 ore, fa 3 ore andare, 3 ore tornare per allenarsi, perché ancora più in mezzo non c'è niente, cioè vivi lì, ci sono, non so, 5.000 abitanti e non c'è una squadra forte, magari il bambino è bravo e quindi ha l'opportunità e il genitore fa questo sacrificio perché vuole appunto soddisfare il bambino, ecco. Certo, io mi ricordo quando andavamo a fare con l'Academy del Milan, andavamo a fare camp a Mackay, nord del Queensland, e praticamente arrivavano bambini dappertutto, ma perché, cioè nel senso, era un'occasione straordinaria, no? Un camp del Milan, ma poi in generale, cioè, loro raccontavano che appunto dentro, ma anche qui per esempio, anche qui nel New South Wales, giù a un paio d'ore da Sydney, ci sono dei posti, delle cittadine dove lì raggruppano praticamente bambini da tutta quella zona lì, quindi magari i bambini per giocare in un club si sparano 2 ore ad andare, 2 ore a tornare, e poi ogni volta si devono sparare altre 2 ore per venire su a Sydney a fare altre partite, quindi a livello logistico non è il massimo al momento l'Australia. Poi secondo me nei prossimi anni andrà sempre più a crescere, anche ho visto si dice che probabilmente accorperanno le liste a livello proprio di migrazione, quindi un domani sarà anche più facile prendere la residenza permanente, no? Però per adesso sono soltanto proposte, però se tanto mi dà tanti, in questi 2 anni tanti sono andati via per colpa appunto del Covid, dei confini chiusi, e quindi secondo me nei prossimi anni insomma si vorrà incrementare un po' l'arrivo della popolazione per farli stare più che altro. Senti, a livello lavorativo, quindi tutte le promesse un po' che ti avevamo fatto a livello, diciamo, della squadra, mi sembra di capire che si è tutto rivelato
perfetto, diciamo, finalmente. Sì. Non ho perso un dollaro, ecco. Perfetto. Senti, e poi ho visto che addirittura stai progettando l'apertura di un ristorante, giusto? Sì, aprirò un ristorante a breve, a inizio settembre, un caffè-ristorante, pizzeria italiano, ovviamente, con chef napoletani, quindi come me, perché io sono napoletano, quindi i chefs saranno napoletani. Aspetta un secondo, secondo, in diretta che... Aspetta che non ho collegato il... Mi si sta spegnendo il computer. Guarda, il bello della diretta. Scusami, ma stava partendo la batteria. No, volevo far vedere, volevo sharare ancora, perché ormai sono tutto uno sharamento qua nel computer. Volevo far vedere un po' il volantino, no? Perché mi è piaciuto, perché sei stato molto bravo nel captare un momento, no? Perché hai scritto "It's coming home". Sì. Eccola qua. Che insomma ha ripreso un po' quel bel ritornello che ci ha fatto godere nel momento in cui l'Italia ha vinto l'Europeo, no? Eccola qua. Questa qui sarà la pizzeria Amalfi Coast. Sì, giusto? Sì. Spettacolo. E questa cosa porta un po' di positività, perché proprio in questo momento sentire diciamo qualcuno che si inoltre in un'esperienza simile, insomma, da qualche parte sicuramente qualcuno ti avrà detto questo è fuori di testa, no, per il momento in cui siamo, però insomma a me piace questo coraggio, questa positività. Sì, no, io ti dico la verità, guardo più al futuro, ovviamente al presente non guardo più al futuro, secondo me qui a Toowoomba è il posto giusto, il momento giusto per aprire, perché è in forte espansione e poi qui comunque di ristoranti italiani non ce ne sono veri, cioè non è che sia a Brisbane, sia a Sydney che ci sono, qui non ce ne sono, quindi diciamo ho preso la palla al balzo, come si dice, e poi ho trovato gli chefs, due pizza chef e uno chef italiani di Napoli, quindi no, è un bel progetto, vediamo come va. Quando apri? Allora, data ufficiale 7 settembre. Ah, ok, ci sei, diciamo, un mesetto, esatto. qualche settimana ancora. Spettacolo, mi piace questa cosa, perché va un po' va in controtendenza con quello che è il momento attuale, specialmente qui a Sydney. Proprio settimana scorsa appunto ho raggruppato qua tre ristoratori, tra cui appunto Lino, che è passato di qua prima, insomma si parlava di tutto tranne che aprire una nuova pizzeria, ecco, ovviamente, però va un po' in base a dove sei al momento, quindi mi piace tanto. E quando ho visto il tuo post l'altro giorno ho detto, oh, va che bello, un po' di positività, insomma, nell'area. In questo momento serve avere delle belle notizie come questa. L'altra cosa mi è sembrato un po', non so, mi sono immaginato te come sindaco di Toowoomba un domani, cioè nel senso come sindaco italiano a Toowoomba, nel senso che al momento ti vedo lì per tantissimi anni, non lo so, poi nella vita non si sa mai, però in questo momento vi vedo proprio bene a te e alla tua ragazza. Sì, no, noi abbiamo un progetto comunque anche di comprare casa qui. Per fortuna, sai Paolo, nel calcio, sai come funziona il mondo del calcio, ma qui io adesso sono abbastanza, tra virgolette, famoso. Io e il mio compagno Mirko, quindi abbiamo tante persone che ci supportano, tante persone che quando ho detto del ristorante hanno detto ti diamo una mano, non vediamo l'ora. Poi lavorando nelle scuole, in tutte le scuole qui ci conoscono veramente tutti, perché comunque cioè sono 150.000 persone che tu dici ok sono tante, però sono qui, nel senso la voce gira subito, infatti per assurdo spesso per strada mi salutano persone che io non conosco, però mi salutano, mi dicono io sono soccer player, cioè tu, sì ciao, cioè, bellissimo, dai, bello dai, bellissimo. Ho visto qualche video nella tua bacheca quando
hai fatto un gol all'ultimo minuto, adesso non lo faccio vedere perché ho paura di rifare un casino qua, però ho visto gol all'ultimo minuto, bagno di folla, insomma, che ti abbracciava, bellissimo. Sì, no, infatti, belle esperienze, dai, una bella esperienza. Bellissimo, Pasquale. Senti, per dare un quadro generale, c'è una cosa che non ti piace di questa Australia? Così almeno voglio dire, parliamo anche magari di qualcosa che non ti piace di questa Australia. No, diciamo che Paolo, come ti ho detto, il problema è che va tutto bene. Ecco, nel senso, io mi riferisco al calcio, perché a volte, sai, bisogna volere, cioè quando uno sbaglia un qualcosa e dice a Lucky, io divento matto. Perché sì, Allachi è bellissimo. Perché divento matto, perché tutto va bene. Il problema anche qua va tutto troppo bene. Cioè, quello là, non è che tu, cioè, se un italiano ascolta questa intervista e dice: ma tu sei matto, come dici che va tutto va bene, è un problema. E no, va bene perché a volte bisogna dire: guarda, così non va bene. Solo che qui ho capito che devi essere molto diplomatico, perché l'australiano ti dice: guarda, ciao, se ne va, dopo 2 minuti c'è un altro lavoro. Cioè, è molto semplice, dopo 2 minuti c'è un'altra opportunità. Non è come in Italia: non mi tengo il posto se il mio capo diciamo non mi sta simpatico, me lo faccio andare bene lo stesso. Qui no, qui ti salutano subito, perché lì salutano te e trovano un altro subito. Cioè, non, diciamo che tra virgolette è un problema, però ovviamente non lo è, ecco, questo. In una delle interviste passate, non ricordo, forse Leonardo che appunto c'ha un programma radiofonico a Brisbane, lui è di Brisbane, e magari poi appunto vi metto in contatto perché anche lui ha un programma molto stile a Why Not, che comprende un po' tutta la comunità sopra, vicino a Brisbane e di Brisbane, la comunità italiana, e lui parlava di questa cosa, diceva: guarda, il problema che, cioè il problema, c'è tante opportunità, c'è tanta possibilità di scelta, ma allo stesso tempo può essere anche una cosa controproducente, perché ad esempio in Italia hai persone che rimangono nella stessa azienda per 20 anni, 30 anni, ok? Un po' per pigrizia, un po' perché stanno bene, un po' per paura di non trovare altro, e quindi volendo o non volendo, dopo tot anni, quell'azienda lì diventa come la tua azienda, no? Sei uno di famiglia, diventa parte della tua vita, stessa cosa, no? Quindi tu hai una sorta di sviluppi anche un po' di senso di appartenenza con il posto di lavoro in cui lavori, e come si dice, io l'ho provato sulla mia pelle, poi ti dà dispiacere lasciarlo, no? Perché dici: cavolo, però qua tutto sommato ho trovato belle persone, sto bene, ok, cambio, però non so cosa vado a trovare, dopo un po' vado a trovare sempre le stesse cose, e quindi non cambi, stai lì e diventi una sorta di, come dire, di fai parte di quell'azienda, ok? Qui invece manca quella roba lì, perché cioè, la mia ragazza lavora in un'azienda, in un anno, non lo so, sono entrati e usciti tantissime persone, ok? Perché? Perché hanno trovato un'altra offerta. Come, 2 mesi che lavori qua e già trovato un'altra offerta? Scusami. Infatti quello che volevo dirti, Paolo, è che per esempio noi l'anno scorso avevamo una squadra molto forte, abbiamo perso il campionato all'ultima giornata, ma ti dico che su 11 titolari 9 hanno avuto richieste e 7 sono andati via, di cui io e Mirko non siamo andati via, ecco. Uno è andato a Melbourne, uno è andato a Brisbane, uno è andato a Sydney, uno è andato a Brisbane ancora, cioè, quindi, ma per ti dico, per $50 in più, cioè, non è che pensare milioni, cioè, non stiamo parlando di milioni, qua cambiano, ecco. Invece il club, quando ho visto che noi perché noi poi l'anno scorso a fine anno abbiamo detto: guarda, noi vogliamo rimanere qui più a lungo, loro ci hanno offerto, cioè loro ci hanno detto: se volete noi vi offriamo il contratto a tempo indeterminato, cioè proprio 5-6 anni, 10 anni, ci volevano dare tutto, ho detto: guarda, non firmiamo così, però vogliamo comunque progettare la nostra vita qua, ci troviamo bene. E loro sembrava strano, cioè dicevano: ah, non volete andare via, cioè, perché loro quando uno va via, ok, grazie, cioè, anche per loro va bene, perché sono abituati così. Certo. Cioè, non se la prendono. E l'anno scorso, anche quest'anno, ho avuto delle richieste a Brisbane, a Sydney, a Melbourne, ma ovviamente ho rifiutato perché poi sto aprendo un ristorante, però ho rifiutato non solo per il ristorante, perché voglio creare qualcosa qui,
un progetto a lungo termine, no? Un gruppo di persone, e per loro, cioè, loro ci servono in alto così non solo come giocatori, ma perché vogliamo fare il bene del club. Certo, quindi, certo. Non vogliamo andare da altre parti. E questa è una cosa che molto italiana, diciamo, molto della nostra cultura. Il fatto di arrivare in un posto e voler creare qualcosa, perché appunto noi veniamo da quel, abbiamo quella spinta lì, e qua appunto viene vista come cavolo che bello, cioè per assurdo nel club dove alleno non avevano una sorta di academy interna, no? Qua c'hanno tutte le academy sparse un po' per Sydney, quindi i ragazzini oltre ai due allenamenti che fanno con noi poi andavano a fare altri 100 allenamenti in giro per le altre academy, e gli ho detto cavolo, però almeno 3 allenamenti a settimana questi ragazzi dovrebbero farli. E loro all'inizio mi hanno detto guarda, fai così, organizzalo tu e ti rapporti direttamente con i genitori, chiedi a loro la cifra e ti fai pagare direttamente. E da una parte dici ma così funziona, così, gli ho detto, chiedo ai genitori io. Vabbè, ho detto qui, noi abbiamo fatto l'academy, i bambini qua si allenano 3 volte più l'academy, però noi nella nostra academy, noi cosa abbiamo fatto? Nella nostra academy si possono riunire i miglior giocatori dei local clubs. Ok, noi prima di aprire l'Academy abbiamo fatto delle trials, abbiamo scelto i migliori giocatori del local clubs e poi si potevano riunire nell'Academy dei Thunder e prendevamo tipo alcuni giocatori dei Thunder e li facevamo allenare con quelli dei locali in modo tale che potessero migliorare. Infatti stanno migliorando molto, e poi ogni 5 settimane noi abbiamo il triangolare contro i Thunder, i bambini dei Thunder, Thunder Academy e un altro club che siamo affiliati, siamo in buon contatto, e facciamo queste amichevoli per vedere comunque il miglioramento, se uno è migliorato o no. E esatto. Ti dico che sta funzionando tanto perché i genitori, non c'è un'Academy qui a Toowoomba, non c'è. C'è solo e allora c'è una potenzialità infinita, qui a Sydney ne nasce una al giorno. Ma certo. Il punto qual è? Che soltanto, perché poi ci sono dei club, diciamo, nascono tante academy, però non tutte hanno la possibilità di essere collegate ad una squadra, come ad esempio la tua, che si è collegata ai Thunder. Quindi nel momento in cui la squadra, io già ci allenavo dentro nella squadra, e mi hanno detto così, gli ho detto, ma scusa, ma perché non ne facciamo una del club, no? E inizialmente mi hanno detto, ma perché non la fai tu? E io gli ho detto, guarda, io potenzialmente se la facessi io potrei anche guadagnare molto di più, perché poi loro il contatto è direttamente. Però gli ho detto, se io domani me ne vado, io vi porto via tutti. Cioè, io tutti quanti seguono me, ovviamente, no? Perché ho iniziato qualcosa. Quindi a sto punto meglio guadagnare magari meno tutti, o più, dipende dai punti di vista, e lo facciamo assieme. Cioè, nel senso, tu mi aiuti in un modo, io ti aiuto nell'altro, io lavoro sul campo, tu lavori nel back office, però creiamo qualcosa assieme. Se io domani me ne vado, tu comunque c'hai già qualcosa qui creato, ok? E io farò altro, ok? Esatto. E questa cosa, fortunatamente, anche l'altro allenatore con cui lavoro la pensava allo stesso modo, lui irlandese, quindi anche lui, diciamo, background europeo, e niente, quest'anno abbiamo cominciato a fare questa cosa, quindi col terzo allenamento, con i soccer camp. E voglio dire, l'anno prossimo si parla addirittura di rendere un po' obbligatorio questo allenamento per gli altri, perché tanto se non lo fanno da te vanno da un altro, ok? Allora meglio tenere i ragazzi insieme da gennaio a dicembre sul modello europeo. Però vedi che questa cosa qui, cioè, diventi un lavoro, diciamo, a livello di insieme, e vedi queste persone che ti danno, cioè, ti danno proprio la come posso dirti, la fiducia, e ti dicono no, l'importante è che tu sei felice, ecco, come dire, sì. Certo, e questa cosa è bellissima, funziona così, sì. Però sono d'accordo sul fatto dell'unlucky, che è appunto sfortunato, specialmente quando sbagliano i gol davanti al portiere, sbagliano gol a porta vuota, unlucky. La prima volta che ho sentito ho detto, ma che unlucky? Ma cosa unlucky? Ecco, fa diciamo molto che ridere quella cosa. Nella nostra squadra sta un po' cambiando sta roba, perché io e Mirko ci siamo un po', non imposti, ma l'abbiamo fatti ragionare. Cioè, però ti dico la verità, qui comunque cioè, l'australiano è io do tutto. Se sbaglio, sbaglio. Certo. Cioè, è molto così qua. Anche in partita,
cioè non si risparmiano, zero, zero. Anche no, assolutamente. Sotto il 3-0 loro vanno, cioè noi giocavamo, siamo secondi in classifica, quindi quelle sotto comunque abbiamo vinto tante partite, ma noi nonostante vincevamo 2-0, 3-0, fino al 90esimo non mollano niente, non niente, cioè non è che tu dici sono 3-0, perdo 3-0, mancano 10 minuti, loro non mollano niente, poi anche se per esempio l'anno scorso abbiamo perso il campionato così che siamo rimasti in 10 dopo 20 minuti, vincevano al primo tempo vincevano 3-1, 4-1 per loro, 5-1 per loro, o continuavano ad attaccare, volevano fare 6, 7, cioè loro zero gestione, cioè vai, 7, 8, 9. Sì. Infatti sono rimasto, detto, vedi, in Italia tengono la palla, noi per esempio 3-0 per noi, 10 minuti, teniamo la palla, invece c'è qualche, la nostra squadra, c'è qualcuno invece ancora no, di noi, no, io voglio fare il quarto, ma perché? Stai calmo, tieni la palla, fai correre loro. Invece loro no, voglio fare il quarto, il quinto, non mi interessa. Cultura bellissimo. Diversa, va bene. Cultura diversa, no? Che appunto uno si deve un po' adattare alla cosa, diciamo, si deve un po'... Deve conoscere, ecco, come spesso è venuto fuori tante volte in queste chiacchierate con appunto in cui si parla di calcio australiano, la cosa fondamentale è che uno deve prima iniziare a conoscere a destra e a sinistra, capire, parlare con le persone, guardare, osservare, far parte di un club diverso da quello che è, diciamo, lo stampo italiano. E ovviamente l'errore iniziale del ma qui da dove sono venuti fuori l'abbiamo fatto tutti, no? Dell'essere un pochettino, magari un pochettino arroganti nei loro confronti. Poi però invece quando invece ti immergi, allora capisci che sei in un ambiente diverso. Tu puoi portare delle cose positive, puoi prendere delle cose positive, ovviamente sono cose negative nel tuo modo e nel loro modo, ad esempio, non so, anche la passione tipicamente italiana alle volte può essere controproducente, nel senso può essere vista come come una cosa un po' intimidatoria, non so se hai visto anche te questa cosa. No, hai ragione, ti do ragione, noi all'inizio, cioè per esempio per noi la partitella di allenamento è tutto, cioè soprattutto per me, Mirko, che noi viviamo, loro se perdono vincono, io per esempio le prime volte perdevo la partitella e io ero incazzato, calciavo i palloni a destra e a sinistra fuori dal campo, loro mi guardavano strano, dicevano cosa è successo poi no, mi viene da ridere perché quello che calciava i palloni poi era Mirko, no? Io guardavo intanto e che lo guardavano male perché poi lui è il capitano, lo guardavano male. E poi io e Mirko ci siamo consultati e ho detto Mirko, calciamo meno palloni fuori anche dopo la partitella, perché tanto qua, purtroppo ecco, un'altra cosa, che qui l'allenamento, cioè è un allenamento, è un tranquillo, cioè ti alleni, bene, sì, non è che spingi, poi la partita loro si trasformano, noi a volte, cioè se uno da fuori viene a vedere i nostri allenamenti, dici ma cioè, com'è possibile che siete primi, secondi, è possibile. Poi viene a vedere le partite, si trasformano, diventano super saiyan, cioè corrono a destra, ecco. Io gli ho messo, per fargli venire fuori un po' la carogna nelle partitine, gli ho detto chi perde raccoglie tutta la roba che c'è in giro, no? Allora vedi che un po' gli sale quella roba lì e cerco di mettere più roba possibile in giro, così esatto. Almeno... poi fanno finta di niente, no, ciao, gli dico, ciao un cavolo, vai, raccogli tutto perché hai perso. Allora vedi che qualcuno dice, ma è 3 settimane che perdo la partitella, oh, finalmente, dico io, questo è quello che voglio vedere, che ti sta sulle balle perdere la partitella, no? Ed è bello, poi nei bambini qualcuno parte, si mette a piangere, no, vabbè, senti, cresci, cresci così. È vero, no, senti. Io mi sono dimenticato, era arrivato prima un Pasquale De Vita top player e questo arriva da Gert, mister dei Paramatta qui nel New South Wales, che insomma ti fa la corte, che ha bisogno di un bomber lì davanti, secondo me. Numero uno, ci parlo spesso con lui e siamo sulla stessa linea, molto intelligenti. Sì, assolutamente. Senti, Pasquale, è stato un enorme piacere e sono contento di avere, come posso dirti, aspettato nel fare questa chiacchierata con te, aspettato il secondo anno, non direttamente il primo. Mi piace soprattutto il fatto che,
insomma, la conoscenza con te sia partita da una telefonata quando tu ancora eri in Italia e cercavi un po' il tuo posto in Australia, il tuo posto nel mondo, se vogliamo vedere, ed è bello ritrovarti qua 2 anni dopo, insomma, con il racconto della tua esperienza. Quindi complimenti per tutto e in bocca al lupo per la pizzeria, insomma, fammi sapere come va, insomma. Grazie Paolo, certo, grazie a tutti. Perfetto, buona giornata e poi non so, vedremo di organizzare magari tra un annetto l'intervista con la tua ragazza e a questo punto magari tra qualche mese anche con Mirko, sì, assolutamente. Alla grande, ciao Pasquale e ciao a tutti quelli che hanno seguito e quelli che seguiranno questa diretta. Alla grande, ciao. Ma che mondo sarebbe senza Why Not? Why Not? I like it, why not? Hai capito benissimo, I like it.